È stato detto, è stata tracciata anche una strategia. Io voglio come Presidenza ringraziare l'onorevole Boccia, di essere il Presidente Boccia, di essere qui a rappresentare la Confindustria e così anche il Presidente delle piccole industrie. Ringrazio anche il Sindaco per la sua introduzione così brillante, come i colleghi assessori che sono qui presenti, i consiglieri regionali, i colleghi e voi tutti, autorità, signori e signori. Se il problema del lavoro è uno e di creare il lavoro è uno dei problemi più importanti che anche la Valle d'Aosta ha, io penso che incontri e giornate come questa siano fondamentali per affrontare il problema e affrontare questa nuova sfida, come è stato detto, che si pone alla nostra realtà. Grazie e ringrazio anch'io tutti quelli che hanno lavorato per rendere possibile questo incontro in questa meravigliosa struttura che ha anche una storia, come è stato ricordato, che quindi ci riporta in quel solco, in quella logica del lavoro, della necessità di ogni sviluppo di un'industria anche in Valle d'Aosta. Permettetemi di ricordare qui Giorgio Squinzi, mancato in questi giorni, Presidente di Confindustria, che ha avuto sempre anche un atteggiamento di attenzione verso la nostra realtà. Una realtà che si pone di fronte a questo nuovo aspetto culturale dell'industria, l'industria 4.0, cioè un'industria che deve affrontare questa nuova rivoluzione che porta le imprese verso una nuova dimensione che devono accettare, confrontare e che devono vivere, perché questa rivoluzione è radicale, non si può non tenerne conto. In una realtà come quella della Valle d'Aosta, che è una realtà particolare, già parlato il collega di difficoltà di infrastrutture, però una realtà che ha solo nel 10% delle imprese che hanno più di 10 lavoratori, delle industrie che faticano a rapportarsi col mercato estero, e quindi una realtà che deve affrontare in modo significativo questo nuovo percorso, questa nuova sfida, questa nuova rivoluzione. Ecco, io finisco dicendo che la Valle d'Aosta ha messo in piedi delle nuove strategie, sta lavorando su questo e vuole su questo confrontarsi con tutti i colleghi della politica, perché è la sinergia anche di un sistema che può portare a dei risultati importanti. E riaffermo e confermo quanto già detto il Presidente di Confindustria regionale, che stiamo lavorando in questo senso. La Val d'Aosta certo non dimentica, ma ricorda l'importanza dell'industria in Valle d'Aosta, accettando questa che è una grande sfida. Bisogna avvicinarsi a questo nuovo modello, a questo nuovo paradigma senza il quale il nostro lavoro, il nostro impegno non potranno proseguire. Grazie ancora.